Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali, e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo, e poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato. Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe, e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria. Con primi per tutti, anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale. Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Siamo Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù. Abbiamo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza! Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!